Il vescovo Cirillo ha fatto emigrare dal deserto dei Namitria una moltitudine di parabalani. Ma più di quanti già ce ne sono? Ma che se ne fa di tanti monaci barellieri? Ma apri gli occhi, maestra mia, distoglili dagli amati astri, guarda qua giù. Non sono barellieri, e men che meno monaci, ma la sua personale milizia, che obbedisce solo a lui. Questa città di Alessandria, che c'eravamo immaginata come una novella tele, è diventato il campo di battaglia proprio di quelle fedi che dovevano invece garantirne la ricchezza. La vita di Pazia, l'affascinante matematica e filosofa del V secolo d.C., crudelmente assassinata dall'intolleranza religiosa, rivive all'Anfiteatro Romano di Arezzo. In scena è infatti andato lo spettacolo Ipazia muore male, scritto e diretto da Alessandro Bandecchi, che ricongiunge il passato a temi di grande attualità. È stata una donna affascinante che ha pagato molto caro quella forza, perché quando si dice che letteralmente è stata fatta a pezzi, fu fatta letteralmente a pezzi perché non rimanesse niente di lei, e infatti non è rimasta niente. Non solo, ma dopo il suo, diciamo così, martirio laico, tutti i suoi scritti furono cancellati. È stata infatti riscoperta come Ipazia nel 700 dagli illuministi, da Voltaire, dopodiché ha fatto un cursus enorum pauroso, per cui c'è stata sia come rivoluzionaria, sia come femminista, come galileiana, come donna della verità, insomma di tutto, ecco, è successo di tutto. Quindi c'è stata quindi oggi ci chiediamo anche chi non era Ipazia, perché non avendo lasciato scritto niente, o pochissimo, ci basiamo sulle fonti e quindi è molto facile fargli dire di tutto. L'amore è l'attesa di una gioia che quando arriva annoia. Oh, uno sbadiglio te lo farà capire e smetterai di sognarla, sia occhi chiusi che occhi aperti. Io non ricordo mai i miei sogni. Quindi potresti essere ancora innamorata a tua insaputa?